In questa parte conclusiva Birindelli spiega un criterio per distinguere i veri economisti dai falsi economisti, cioè gli austriaci dai keynesiani. È il criterio della coerenza, la coerenza tra i ragionamenti microeconomici e quelli macroeconomici. Per i keynesiani, macroeconomia e microeconomia sono due mondi diversi in cui valgono leggi opposte. In particolare, in caso di difficoltà economica, i keynesiani sostengono che bisogna aumentare i consumi, quindi andare a fare shopping. Ma questo vale soltanto nel caso della macroeconomia, perché per una famiglia in difficoltà economica aumentare i consumi rappresenta soltanto un peggioramento della sua situazione. Quindi il ragionamento non è coerente, perché prevede due leggi opposte per macroeconomia e microeconomia. Chi sostiene questo punto di vista evidentemente non è un economista e probabilmente perciò oggi insegna economia in qualche università. Invece il vero economista, l'economista austriaco, ha un approccio economico coerente e nemmeno distingue macro e microeconomia, ma vede la scienza economica nel suo complesso come lo studio dell'azione umana. Capisce che i problemi delle economie avanzate non risiedono nella debolezza della domanda aggregata, ma nella debolezza del risparmio. Al contrario, i keynesiani, insieme al potere politico da cui essi generalmente dipendono economicamente e professionalmente, insistono sul rilancio dei consumi attraverso l'interventismo economico dello Stato, la manipolazione monetaria del credito e la redistribuzione delle risorse, la spesa pubblica e la regolamentazione positivistica dei mercati. Sono queste tutte azioni che al contrario vanno a indebolire ancora di più il risparmio e quindi impediscono la crescita economica.